aiutano a migliorare o meno uno strumento, gli strumenti che abbiamo a disposizione, mediazione, negoziazione ed arbitrato. Sono i professionisti che ci consentono di farli funzionare. Se noi abbiamo professionisti impreparati che utilizzano strumenti più o meno ben normati, questi strumenti non funzioneranno mai. In Italia le ragioni per la diffidenza nell'approccio al mercato italiano, quindi al mercato degli investimenti in Italia, le ragioni sono prevalentemente tre. Al primo posto c'è l'inefficienza del sistema giudiziario. La legge 241, una novità che non ha dato, non ha avuto grande seguito, ha previsto invece che per definire i contenuti del procedimento e per definire i contenuti del provvedimento nell'ambito del procedimento in questa fase preparatoria si potesse venire ad un accordo. Io mi ricordo che quando leggemmo questo tipo di normativa rimanevamo perplessi come amministratori e come operatori pubblici, perché arrivare a concepire un provvedimento amministrativo che tutela interessi pubblici sulla base di un accordo con un privato era una cosa che si stava un po' stretta proprio nella nostra mentalità, tant'è vero che pur essendo previsto l'accordo non ha avuto nessun successo. Affatto di essere condannato a pagare magari 10.000 euro, e quindi qualcuno gli chiederà a quel funzionario: beh, ma che sta succedendo? Ah, allora dobbiamo cambiare registro, perché nei nostri profitti e perdite non possiamo perdere stupidamente così. Vacci in mediazione, poi magari non ti metti d'accordo, però ci devi andare. Ecco, quindi io sono convinto che l'efficacia deterrente di un aumento della pressione sul chiamato, che si deve sentire più responsabile rispetto ad oggi, che non ha nessuna, veramente nessuna, o quasi, come dire, nessun timore, può avere quasi nessun timore nel non andare in mediazione, questo possa aiutare a invertire quella tendenza che è veramente esiziale della non comparizione. Non hanno obblighi di aggiornamento, cioè una volta abilitati sono tali, e i formatori sì, ma i direttori scientifici danno le linee guida ai loro formatori. E com'è possibile? E i responsabili organismi danno le linee guida ai loro mediatori. Allora, il responsabile dell'organismo, una volta che ha il titolo, è tale e rimane tale per tutta la vita. Il mediatore, se non fa l'aggiornamento obbligatorio, non lo è. Allora, anche lì dobbiamo chiedere al legislatore che cambi la norma, chiediamoglielo. Ma nell'area di autodisciplina possiamo risolverci i nostri problemi.